Non c'è nulla da fare. Ciò che sta accadendo con l'Ucraina continua a mostrare un'inesorabile e ricorrente unione tra fiction e non fiction. Parlerò questa volta della canzone Stefania, premiata all'Eurovision 2022, per focalizzare l'attenzione sulla triste sorte dell'Ucraina. Sinceramente non trovo nulla di male, anzi penso che la melodia sia molto bella, ben strutturata, originale e interessante per il richiamo alle musiche tradizionali nordiche. Sono dell'idea che, a prescindere dal panorama che porta con sé, abbia vinto con merito. Ma vorrei focalizzarmi su fatti simbolici che trascendono vittorie o scelte di giurie. Vorrei soffermarmi su quell'ennesima unione tra fiction e non fiction e, forse questa volta, anche su qualcosa di più. Innanzitutto, il set di registrazione del video musicale è il luogo del conflitto. Fa strano vedere un rapper che si muove e canta in mezzo a fuoco e muri crollati. Ci si chiede se la donna del video, che salva la bambina da palazzi sventrati, non lo abbia fatto realmente. Si giunge a osservare un evento reale dentro una scena di narrazione musicale senza percepirne la differenza. La melodia ricorda le musiche nordiche, il vestito del rapper è nello stile degli abiti tradizionali. I personaggi del gruppo, colorati e folcloristici, mi ricordano i cortei di uomini con abiti grotteschi del nord Europa in occasione del Natale. E non solo loro, ricordano anche i Mamutones sardi. Ma vorrei soffermarmi sui cortei nordici più vicini alla loro nazione. Avvenivano e avvengono tuttora durante le notti di dicembre, quelle più lunghe, fino al giorno 25, quando avviene la nascita di Cristo. Uomini che si muovono, che ballano, cantano, suonano e fanno rumore per scacciare gli spiriti malvagi che cercano il bambino divino per bloccarne l'eterna nascita. Una sorta di Terminator ante litteram. Una nascita che coincide con il ritorno del sole e delle giornate che si allungano progressivamente. Fermarlo per le forze delle tenebre significherebbe bloccare il sole e la luce. Per fare un esempio concreto, parlerò di ciò che avviene nelle Free Zone, arcipelago dell'Europa nord-occidentale. Qui ogni 6 dicembre si svolgono i Sonderrums, da Sander Class o Zio Class, parole che derivano a loro volta da Klaus Santa Claus, eventi popolari in cui uomini vestiti da esseri soprannaturali infestano le strade ed entrano nelle case. Sono vestiti con autentica follia creativa, indossano foglie, conchiglie, piume ed emettono suoni spaventosi con i Buffalo Rooms, lunghi corni di 3 metri. Anche nel video Stefania c'è un uomo che suona un corno molto lungo e forse non è un caso. Sono inoltre accompagnati dai Bavengers, esseri demoniaci che corrono per il paese a spaventare le persone. Così come i cortei ballano a Natale per allontanare il male, è possibile che anche questi musicisti con la loro canzone, nata sul campo di battaglia, svolgano una sorta di rituale per richiamare il ritorno della luce e della salvezza. Certamente il titolo Stefania non è casuale. Sappiamo bene quanto Stefano sia il primo martire della storia, motivo per cui viene festeggiato il giorno dopo la nascita di Cristo. Il 26 dicembre, Santo Stefano, è il primo giorno in cui il sole rinasce perché le giornate iniziano ad allungarsi, avvalorando così la mia ipotesi su una correlazione della canzone con i cortei di Natale scaccia spiriti. Stefano significa inoltre corona, simbolo cristiano della vittoria sulla morte. Per i santi, infatti, le aureole sono in sostanza corone di luce. Cristo stesso incorona la Madonna a dimostrazione dell'avvenuta resurrezione e della sconfitta della morte eterna, motivo per cui ai defunti, sulla bara e ai funerali viene appoggiata una corona di fiori. Poi a Natale, sempre il Natale, appendiamo le corone di ghirlande alle porte. In quasi tutte le tradizioni d'Europa è d'abitudine appendere all'esterno ciò che può allontanare il male. Solitamente lo si fa con legno di ginepro per evitare che le streghe si avvicinino, edera oppure ghirlande di alloro con cui i romani incoronavano i vincitori.
Si ritorna in tal modo al concetto di corona e di vittoria della vita sulla morte, soprattutto perché ad essere appese erano piante sempre verdi. Insomma, Stefania è proprio un titolo che richiama inesorabilmente la corona e la vittoria. Per quanto riguarda il testo, trovo interessante la frase «Cantami una ninna nanna», che tanto si lega all'orsetto di peluche che porta con sé la bambina del video, simbolo della morte e della resurrezione, in quanto l'orso pare andare a dormire nella grotta, sepolcro, per poi risvegliarsi a primavera. Un invito ad assopirsi e a dormire, come dice la stessa canzone. Non si sveglierà, non si sveglierà, non si è lasciato ingannare, come se fosse molto stanca, mi ha cullato nel tempo. Infine, nel testo emerge una frase intraducibile, loli, 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 che alcuni traduttori la vedono come una riduzione di lullaby, ninna nanna, di cui parla anche il testo. Ma questa frase io l'ho trovata scritta come liuli, 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 una parola che personalmente mi riporta ancora una volta al Natale. In Norvegia il Natale viene chiamato Juli, Babbo Natale è Julenis, un nome che si allaccia a un'etimologia lontana legata a Jol o Jule, che a sua volta richiama l'antica festa pagana finlandese Junus, ovvero gennaio, nome che proviene da Giano, l'uomo bifronte che con una testa guarda il passato e con l'altra al futuro. Giano è il dio del passaggio, delle trasformazioni, del cambiamento e delle porte dimensionali. Già, proprio Juli, questo termine intraducibile presente in tutta la canzone e ripetuto per 8 volte, riporta proprio a Giano, il dio del passaggio dimensionale. Forse la canzone Stefania è un rituale per aprire una porta?